Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come creare questa nail art a blocchi di colore con un piccolo cielo primaverile sull'unghia dell'anulare. Ecco cosa vi servirà per questa manicure: una base, uno smalto color menta, uno smalto blu, uno smalto bianco, uno smalto giallo, uno smalto nero, un top coat brillante, dei dotter, una base in plastica e uno stuzzicadenti. Come sempre iniziamo stendendo la base per proteggere le unghie e prepararle all'applicazione dello smalto. Lasciamo asciugare la base e procediamo applicando una mano di smalto color menta su tutte le unghie. Lasciamo asciugare lo smalto per qualche minuto e passiamo alla decorazione, utilizzando lo smalto blu con il quale andiamo a dipingere la parte alta dell'unghia creando una linea obliqua, in questo modo. Ripetiamo poi la stessa operazione su tutte le unghie tranne quella dell'anulare. Ed ecco il risultato. Lasciamo asciugare lo smalto per qualche secondo, poi prendiamo la base in plastica e lo smalto giallo. Facciamo cadere alcune gocce di smalto sulla base e utilizzando un dotter disegniamo un sole stilizzato sull'unghia dell'anulare, in questo modo. Ed ecco il risultato. Ora prendiamo lo smalto bianco, facciamone cadere alcune gocce sulla base in plastica e utilizzando il dotter disegniamo dei piccoli pois seguendo la linea di congiunzione tra lo smalto color menta e quello blu, proprio come vedete. E voilà! Adesso, sempre usando lo smalto bianco ed un dotter, andiamo a disegnare delle nuvole sull'unghia dell'anulare, in questo modo. Se sbavate leggermente, non preoccupatevi perché potete correggere utilizzando una penna per unghie, proprio come ho fatto io. Ed ecco il nostro cielo primaverile che inizia a prendere forma. Per terminare la decorazione prendiamo dello smalto nero. Facciamone cadere alcune gocce sulla base in plastica e utilizzando uno stuzzicadenti disegniamo delle piccole rondini stilizzate sull'unghia dell'anulare, in questo modo. La nostra decorazione è ora finita. Come ultimo passaggio stendiamo una mano di top coat per far durare più a lungo la manicure e renderla più brillante. Ed ecco qui la nostra nail art con cielo primaverile pronta per essere sfoggiata. Come sempre spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere il video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. Se poi decidete di provare a realizzare questa nail art, inviatemi le immagini su Twitter o Instagram utilizzando l'hashtag JujitsuNails. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo video. Aprile sta per finire e puntuali arrivano i miei preferiti del mese, per cui se state cercando suggerimenti in campo di beauty, fashion, accessori e quant'altro, mettetevi comodi e andiamo a cominciare.